Bella ragazzi, prima di iniziare questo video volevo annunciarvi che questo sabato 16 maggio dalle 15 alle 18.30 ragazzi sarò presente all'Euronics di Velletri in via dei Volsci 51-53. Ragazzi, vi aspetto lì tutti quanti insieme per giocare all'evento del Mortal Kombat Cup, dove poi potete partecipare anche al torneo per qualificarvi alle finali internazionali, ragazzuoli, per vincere veramente dei premi fantastici. Quindi mi raccomando ragazzuoli, vi aspetto come detto all'Euronics di Velletri sabato 16 maggio, questo sabato che viene, dalle 15 alle 18.30 in via dei Volsci 51-53. Ragazzi, mi raccomando, venite perché si divertimo. E adesso partiamo con il video. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati, l'altra volta eravamo rimasti a questo punto che Katrina va a battersi contro questo bestione immenso. Quindi siamo pronti ragazzi a continuare questa magnifica sto... Vai, ok, dobbiamo massacrare Katrina. Attenzione, levati su, no, non mi fa incazzare, dai. Tieni, lancio pure i vecchietti. Aia. Allora, io le mosse con Kotal-kan non è che me le ricordo molto, anzi, perché proprio... Non me ne ricordo per niente, per dire la verità. Però, aia. 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 Oh, vedi che mi fa incazzare. Queste mi ricordo come si fanno. Madonna mia, raga, che male. Porco Giuda, neanche voglio vederlo. Ah! Sta pacca. Calo. Ma che fai? Che stava richiamando? Il beduino che è lui. Ecco, sono morto. Ma no! Gli è rimasta una scureggia. Gli era rimasta. Mannaggia la miseria, raga, uno pari. E vai che è morta, su. Dai che sei morta, lei è un po' dei coglioni che c'ho da fare, dai. Si tolga, per favore. Ok ragazzi, questo incontro l'abbiamo vinto. Ti pentirai del tuo dissenso, Rina. Il tuo sangue sistemerà le cose. Su per la rampa di scale, fino al limitare del fumo. Cosa ha visto il mio imperatore? Soltanto un cucciolo, cresciuto per essere un giaguaro. Al punto di atterraggio ci dividiamo. Jack e io arriveremo da sud, voi due da ovest. Rendezvous qui, ingresso nord. E poi? Lo prendiamo semplicemente? Se resiste lo impacchettiamo. Direi che la resistenza è un'ipotesi probabile. Sta tranquillo. Se succedesse, sarebbe tutto molto rapido. Le difese avanzate si ritirano come da ordini, Gran Maestro. È confermato. 4 intrusi. È il momento di intrattenere i nostri ospiti. Va bene, ho capito. Tu e Jin da quella parte. Muoversi. Pronta. Cazzo, Jim. Tu, ci serve... Non siete i benvenuti qui. Dichiarate il vostro intento. Gran Maestro, vogliamo che tu venga con noi. Sono il sergente...
Attendi la mia collaborazione. Tuttavia sei isolata, circondata. Che cosa farai? Mio padre mi ha sempre parlato bene di te. Vuole parlare. Parlare è sempre la sua prima scelta. Ok, passiamo al piano B. Ora! Aspetta! Cassandra Cage, guidi questo gruppo, ma loro non ti seguono. Cosa farebbe tua madre? Ti metterebbe al tappeto senza indugio. Siamo pronti, ragazzi, siamo arrivati allo scontro con Sub-Zero. E qui mi piace la situazione, qua. Aia, anche mi piace pure che comincia a farmi il martellone, olè. Bella mia, mi dispiace. Vieni qua e ti strappo le budella in mille pezzetti. Madonna, ragazzi, sta mossa fa malissimo. Olè, scivolata. Ancora, no. Aia, stavo a scherzare. Stavo a scherzare. Oh, e moria, brutta vacca. No, non ci credo, vaffanculo, muori, sa. Bastardone, andiamo col secondo incontro, dai. Dai, sto giro sei spaccata proprio. Sto giro ti ho spaccata, mille pezzettini. Quando mi sei incazzato, ti è, mai fai incazzare Sub-Zero cinese, porco Giuda, dai, su. Sei più simile a tua madre di quanto pensi. Hai il potere di prevedere le mie intenzioni, Takashi Takeda. Di certo Kenshi ti ha insegnato come usarlo. Mio padre mi ha insegnato molto, Gran Maestro. Lo vedremo. E vai che mi tocca spaccare culo pure a questo, su. Chi è? Chiappa di sti cazzottoni. Ma non t'azzardà a toccare quella cosa, sai che te spacco la faccia. Te pensi che io sono banassartà come te? Te pensi che io sono banassartà come te? Eh? Ai, oh no, non mi ha preso la cosa del fuoco. Vedi che bastardo che sei però. E vai a fanculo pure te, no? E vai a cagare anche tu, no? Non puoi competere contro il giocherigno. E dai, non mi fai ingazzemo. No, no, no. Vaffanculo, va, proprio la final così te faccio. E me te levo dai cogliones, dai, a brustolite poveri. Via, andatene a dormire, poi compete contro Sub-Zero e contro Giochegno messi insieme. Ho guadagnato anche un trofeo. Non ancora. Merda. Hai annunciato il tuo arrivo, Jacqueline Briggs. Specialista, Briggs. Sì, le norme militari sono importanti nella tua famiglia. Se conosci mio padre, conosci me. Pensavo che foste amici. Abbiamo in comune un passato oscuro. Ammazza, ma mi tocca combattere con Sub-Zero, regà, è assurdo, mi stanno a fare veramente un sacco di incontri. Ah, la madò, questa sta ingazzata la fragica, regà, eh. Vaffanculo, regà, sono rimasto con una scureggetta di vita, però spero di farcela. Ma questa costumita l'ha rotto il cazzo. Questa te la facciamo che ti ghiaccio, vieni qua che ti faccio una mossa. No, sei liberata. E sei proprio una stronza, io te la rifaccio. E vaffanculo, va. E questa che ti finisce, boom! Madonna mia, che calcio ho girato, regà. Ti spacco la faccia. Non ci credo. E vaffanculo, va. Madonna mia, regà. Oh, assassina questa, difficilissima, eh. Mortangoli di suo mi ha fatto sudare, veramente, oh. Dai. Incitare i tuoi compagni invece di deridere chi ti è superiore. Me lo ricorderò nel caso ne incontri uno. Oh, regà, veramente mi stanno a fare un sacco di incontri, Mi stanno a fa tantissimi incontri. È arrivato pure il momento che ci sono via schiaffi. Questo c'è pure l'arco uomo dei mortangolieri sua. Ma vaffanculo, vai. Ah, mamma mia, glielo rifatte. Belle, belle, belle proprio, regà. Qui il fatto è che se sapessi fare un po' di mosse. No, che questo che mi sta a sfracellare. Guarda. Oh. Giocherigno. Mamma mia, regà. Come va a vincere? Fermi tutti. Come sono andato a vincere? Che culo. E vaffanculo. Vai a morire. Va. Alleluia, regà. Io ho fatta. Oh. V'ho tagliato gran parte dell'incontro perché è difficilissimo. È stato. Mamma mia. Vabbè, che so io che con Sub-Zero non mi ci trovo perché è molto difficile da usare. Però, porco Giuda. Vai, va.
qualche idea? Sub-Zero, possiamo parlare? Quell'opportunità è sfumata. Hai un nuovo piano, Cage? Avessi seguito quello vecchio, G. Finirai nei guai se ci uccidi. Sì, suppongo di sì. Chuo, Danjin! Ha funzionato? È stato tutto un... un esercizio di allenamento. Merda, ci ha fregato. Tu e i tuoi amici siete promettenti, Cassandra Cage. Ma finché non agirete come uno solo, vi mancherà sempre qualcosa. A parte quello, la gita vi è piaciuta. Il Lin Kuei ci ha stesi. Avrà steso te. Io vedo tante impronte gelate anche sul tuo culo. Smettetela. Per me siete tutti vincitori. Nuovi ordini dal generale Blade. Priorità 1. Dal regno esterno. Sono sulla terra. Un'invasione. Non può essere. Non ha paura, vero, signor Cage? Quelli del regno? Posso gestirli. Quando sono arrivati? Il portale si è aperto al porto qualche ora fa. Quasi 5.000 in tutto. Rifugiati dalla guerra civile del regno esterno. Deve essere grave se si sono spinti qui. Dopo di te. Non rimuginare sull'incontro con il Lin Kuei, figlio. Difficile non farlo. Grazie, Kenshi. Tu e il signor Cage potete venire? Sergente Cage, tu e la tua squadra no. Questa è Limei. Chiede asilo nel regno della terra per la sua gente. Il nostro villaggio, Sundo, è stato l'epicentro di una battaglia. A stento ci siamo messi in salvo. Così è la guerra. Cioè, senza offesa, ma voi del regno esterno vivete per quello. Ma era diverso. I ribelli, Milena, avevano un'arma mai vista. Interi battaglioni, spazzati via. Non è stato onorevole. Niente combattimento. Dimmi di più su quest'arma. Un talismano, d'oro, con un gioiello al centro. Milena ne brandisce l'energia cremisi senza precisione. Bene, chiaro allora. Non ora, sergente Cage. È sufficiente che lo possegga. Ribalta le sorti della guerra. L'imperatore è disperato. E chi si trova nel mezzo ne paga il prezzo. Se questo talismano è ciò che sospetto che sia, potremmo dover pagare tutti. Si tratta dell'amuleto di Shinnok. Impossibile. La base, i sotterranei, la sicurezza. FS, Shaolin, nessuno può aver superato tutto ciò. Devo esserne certo. Bene, così mi piace. Mi ricordi un terrestre che ha attraversato il portale con noi. Anche lui trovava il lato spiritoso. Ed è bello, scommetto. Era un semplice terrestre. Uno dei suoi occhi brilla di rosso. Di chi parla? Kenshi, continua con Limei. Io vado al campo profughi. Devo arrivare a lui prima che se ne vada. Vengo anch'io. Informati sulla sicurezza del campo da Flag. Perché? Perché dopo non sarete qui. Veniamo con te? No. Voglio che Kotal Kahn mi confermi che la storia di Lin Mei è vera. Tu e la tua squadra andate nel regno esterno. Non lo so, mi aspettavo un cielo viola o qualcosa del genere. Non credere a tutto ciò che vedi online.
Ragazzuoli, allora che dire, io qua ve lo stop perché siamo già arrivati nel capitolo 4, mamma mia, qua il capitolo 3 ce lo siamo fatti tutti in una tirata proprio. Allora ragazzi, non so quanto è durato il video, però spero comunque vi sia piaciuto. Questa parte ve la farò vedere nel prossimo video, quindi mi raccomando, se volete seguire la serie, spolliciate, supportate questa serie che è veramente bellissima, a me piace veramente molto. Ragazzi, niente, vi ricordo, chi vuole venire a Velletri per stare con me, vi lascerò tutte le info nella descrizione, vi lascio il link del torneo, del sito, della via, del Ronix di Velletri. E in più ragazzi, ci sono i link dei social, Facebook e Instagram, mi raccomando, andate sotto nella descrizione e seguitemi anche su Instagram, dove pubblico delle foto veramente a cazzeggio. Niente ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me, vi invito a lasciare un bel pollice per supportare questa serie, al prossimo appuntamento del vostro giocherigno, bella!